ricordarvi assolutamente di seguirmi su tutti gli altri social. Trovate tutti i link in descrizione, dalla mia pagina Instagram alla mia pagina Twitter, e anche ovviamente girate sul mio server Discord, seguitemi su Twitch, tutto in descrizione, ragazzuoli, mi raccomando, è importantissimo, perché soprattutto Twitch, Instagram e Twitter sono i main social che utilizzo sempre tutti i giorni, e tra l'altro mi raccomando, tutto in descrizione, seguitemi ora. Vedere a schermo è uscita una news prevalentemente per altri giochi, essendo che per l'appunto Origin non è uscita nessuna news effettivamente, quindi hanno pubblicato le altre pagine, però essendo che comunque la mancanza di Origin ha fatto comunque notizia, perché poi è forse il gioco più atteso insieme al Solo Leveling di Netmarble per quanto riguarda l'uscita del 2023. E questa assenza di Origin ovviamente suscitato un po' di domande nei player, e soprattutto un po' di timore, ok? Ovviamente ci tengo a sottolineare che tutto quello che vedremo non è ufficiale del tutto, nel senso che magari Origin potrebbe essere inserito perché magari sono in ritardo con qualcosa, hanno preferito non inserirlo ad ora e magari fra 3 mesi escono fuori quella data, non lo sappiamo, potrebbe essere come chi ha, come altri dicono che per Origin potrebbero riservare un trattamento speciale, essendo che è Origin e quindi il gioco di punta per molti, chi lo sa, bisogna vedere. Però ad ora, per appunto, non c'è nessuna news che riguarda Origin, anzi, sembra che per appunto nella roadmap che hanno fatto vedere quelli della Netmarble ci sia tutto fuori di Origin, ok? E quindi per appunto si pensa al peggio. Andando per appunto a vedere, tra l'altro ecco qua faccio una piccola traduzione, tra poco vedremo anche il post. Origin dovrebbe ancora uscire nel 2023. Questa è la pagina, la fanpage per così dire di Origin, che comunque farà vostra sempre le news, che potete benissimo seguire, la trovate retweetata sul mio Twitter, anche il link con il riscomativo Twitter oppure su YouTube come al solito. E per l'appunto lui c'ha ancora questa speranza, perché di fatto Origin è un gioco che è stato annunciato per il rilascio nel 2023, quindi comunque quest'anno era stato confermato da loro stessi, il 2023 se ci ricordiamo. Il problema è che hanno per l'appunto fatto vedere questa roba qui. C'è la roadmap dei giochi della Netmarble, essenzialmente per il 2023. Ora, voi non la vedete per intero, però posso un attimino spostarvi l'immagine per farvi capire un po' la situazione. E si parla di sta roba qui. Abbiamo per appunto questa roadmap. Perché se lo stesse chiedendo, abbiamo per appunto quel 1H e 2H sta per prima metà e seconda metà. In teoria dovrebbe significare questo, prima metà e seconda metà. Ora, ripeto, non c'è Origin. Non c'è Origin. Non c'è nessuna news di ritardo del gioco, non c'è nessuna news in giro, anche perché ricordo che la pagina ufficiale di Origin non esiste ad oggi e non c'è nessun leak, per così dire, che ci che ci fa pensare a un possibile ritardo del gioco, perché comunque, ripeto, la pagina ufficiale non esiste, si può solamente presupporre che sia rimandato ad ora, perché nella roadmap ufficiale non c'è scritto niente. Ok? Bella Scorpio, tutto a posto. Un po' di dolore, ma tutto a posto. Complessivamente nel 2023 escono i giochi che vedete a schermo. Nella prima metà uscirà quella roba lì, in particolare Tower of God New World Global, che dovrebbe uscire a breve da quel che so. Quindi ovviamente corrisponde alla prima metà del 2023, e nella seconda metà del 2023 avremo per appunto Solo Leveling Arise Global, tra l'altro, e ovviamente anche per PC, ok? Quindi mobile e PC, come potete vedere a schermo, ok? Quindi non sono giochi cazzate, i gabba chiamarli gran cost. Penso ti confondi con quello FK. Ah, non è quello FK New World? Vabbè, comunque no. Vabbè, comunque devo uscire quel gioco di Tower of God. Non è quello FK? Vabbè, trollato. Pensavo fosse quello FK. Vabbè, trollata, comunque devo uscire un gioco di Tower of God nella
prima metà del 2023, quindi comunque da qui a giugno. Black Clover quando? Non si sa, perché comunque non è Netmarble, quindi è Big Games, quindi non è sicuramente Netmarble che deve dire la news in caso. E anche lì si suppone, io spero, nella prima metà del 2023, lo spero, anche se ad ora non c'è una data ufficiale. Quindi, boh. Il 14 esce un gioco di Tower of God, ma non credo sia quello, regà. Infatti, io pensavo fosse quello, invece no. Anche perché corrispondeva con la prima metà. Comunque, vabbè, a parte questo. Come potete vedere, questa è la roadmap della Netmarble. Penso ufficiale, a livello di news. Per questo comunque vi ho detto, prendetela con le pinze. Perché comunque dovrebbe essere ufficiale o ufficiosa. Ma comunque, ripeto, potrebbero esserci modifiche anche fra una settimana. Non tanto di questa... di questa immagine qui, di questa schedule, ma magari, ripeto, una possibile un possibile annuncio speciale dedicato solo ad Origin potrebbe tranquillamente avvenire. Oppure, come dissi io al tempo, potrebbero, dissi io, comunque tanti lo pensano così, potrebbero dedicare ad Origin letteralmente il continuo di Gun Cross, quindi aspettare che finisca la storia di Renatsu per iniziare su Gun Cross a raccontare Fortnite e iniziare con Renatsu, per così dire, quella storia inedita su Origin, quindi non prima di fine 2023. Quindi, ad ora, ricapitolando nella roadmap ufficiale della Netmarble, non c'è Origin nel tutto il 2023. Questo, ripeto, potrebbe essere che ad ora non sanno quando uscirà, potrebbe comunque uscire invece eccezionale quest'anno, ma ad ora non c'è nessuna news ufficiale. Quindi RIP per Origin confermato 2024? Non lo so. Questa è la cosa. Tower of God e Solo Leveling quest'anno? Ma che è? Sì, quest'anno. Sì. Solo Leveling è quello che vedemmo con l'annuncio di gennaio 2022, però è l'uscita quest'anno, mentre Origin comunque è un gioco più complesso, un open world, Solo Leveling no. Quindi comunque ci potrebbe stare il fatto che lo rimandino per eventuali problemi. Io, ragazzi, lo dico sempre, meglio farlo uscire in ritardo che farlo uscire prematuramente, insomma. Se magari siete saluti. Oh, buongiorno, clown. Mamma mia, fammi finire il discorso, assurdo. Mamma mia. Bella Masu, ragazzi, buon pomeriggio a tutti. Bella Chris, buongiorno. Scusate, ho preferito andare a diritto prima di leggere la chat. Ora io non voglio mettere nessun tipo di allarmismo. Mamma mia, fra, che clown che sei, assurdo. Non voglio mettere nessun tipo di allarmismo, ma ad ora non c'è Origin nel programma. Quindi, secondo voi non esce? Beh, l'anto, la pubblicità mi ha preso e niente. Boh, non lo so, ragazzi. Allora, io credo fermamente che uscirà quest'anno. L'ho già visto. Credo fermamente che uscirà quest'anno e credo che non sia in questa roadmap per un semplice motivo. Anzi, due motivi che potrebbero essere congruenti, ma allo stesso tempo potrebbero essere una delle due e basta. Cioè, la prima è che magari ad ora hanno avuto qualche problema e quindi non sanno di preciso quando, e che magari potrebbe andare nel 2024, ma volendo e proveranno magari a farlo rientrare nel 2023. Quindi hanno semplicemente detto: ehi, guardate, non sappiamo se riusciamo a farlo entrare nel 2023, quindi per ora non lo annunciamo, non lo mettiamo nella roadmap, però potrebbe per appunto essere anche un'occasione per dedicargli uno spazio esclusivo e quindi un annuncio speciale solo per Origin, in caso riuscissero a farlo entrare nel 2023. Questa è solo un'ipotesi, una mia idea, che però potrebbe trovare del fondamento, per così dire, perché ci potrebbe stare. L'account che posta le news ha detto che comunque è previsto quest'anno. Sì, ma comunque anche lui non ha nessuna news ufficiale, cioè è una fanpage, come la potrei fare io e come la potreste fare voi. Quello che ha detto lui, che è previsto ancora per il 2023, è solo derivato e scaturito dal fatto che loro dissero qualche mese fa che sarebbe uscito nel 2023. Ma se c'è un rinvio, cioè, capiamo. Non lo so, per me già il trailer lo so che magari il trailer era già pronto, però non si sa mai,
Non si sa mai. Boh. Non lo so. Ma che leva esce nel 3024. Perfetto, ragazzi. I nostri. Noi saremo i frisaboli. Hai visto Discord? Chris, ti ho detto di sì. Ti ho detto di sì. L'ho visto, Chris. Va, ok, l'ho visto. Bella, Red, buongiorno. Parese che lo fanno uscire dopo. Dopo? La fine della storia di Gang Wars. Potrebbe essere un'opzione. Potrebbe essere un'opzione perché comunque potrebbero cercare di sfruttare il più possibile da Grand Cross, cioè comunque di spolpare il più possibile da Grand Cross in modo tale poi da andare su Origin. Mai dire mai. Mai dire mai. Ma come ho detto su WhatsApp, secondo me sono, esposti i giochi sicuri che sono finiti. Magari Origin è ancora in cantiere e quello che ho detto io, non sanno se lo finiranno, esatto, è quello che ho detto io. Essenzialmente quello è. Ora, noi dicevamo già l'anno scorso, guardate, sembra un gioco già pronto e bello e finito. Sì, però magari cioè, è solo una facciata. Magari hanno fatto il trailer prendendo solamente i pezzi delle zone già pronte e magari tutto il resto del gioco è ancora in cantiere. Non lo sappiamo, non penso, però insomma, magari ci sono dei bug, delle lacune, magari dei ritardi per qualche motivo, qualche imprevisto che comunque potrebbero far ritardare l'uscita. Chissà. Non lo so. Non lo so. Oppure lo fanno uscire quando Grand Cross muore. Non penso, perché su Grand Cross hanno confermato che uscirà il sequel. Di conseguenza avrà una nuova vita. Magari avrà un calo di potenza. Quello probabile, perché comunque il sequel interessa a me, a pochi, e comunque lo seguo di Nanatsu. Vuoi o non vuoi, è come dire Naruto e Boruto. Il sequel lo seguono sempre in di meno, ok? Soprattutto quando si parla che il protagonista principale non è più protagonista, diventa un secondario, comunque meno principale, quindi Meliodas comunque diventa di contorno, poi c'è Percival, Tristan e compagnia cantante, sicuramente è seguito in meno, ma comunque Grand Cross andrà avanti, ragazzi. Io vorrei che mi sia più possibile, però allo stesso tempo preferisco che venga fatto da Dio, esatto, perché ragazzi ricordiamo che quando sono stati annunciati per una determinata data, io prendo sempre l'esempio di Cyberpunk, anche se è un contesto completamente diverso, comunque poi alla fine farlo uscire prima o comunque in una data era assolutamente prematuro, e dargli qualche altro mese di sviluppo era positivo, perché se no non c'è, almeno non sarebbe uscita quella merda.